Dei poliziotti entrano in una classe americana armati perché c'è stata una sparatoria. Si sporgono pian piano nella classe con le loro armoni incredibili e tutti devono mettersi a mani alzate per evitare chiaramente di prendere un'arma. In una sparatoria in America a scuola, questi ragazzi erano terrorizzati perché c'era qualcuno che bussava alla porta, ma non sapevano se era la persona pericolosa con l'arma oppure i poliziotti. Solo che il poliziotto ha detto: "Apri la porta, bro." E hanno detto: "Oddio, questa è una red flag, questo potrebbe essere uno studente." E quindi se ne sono scappati via. E per fortuna c'erano altri poliziotti lì che gli dicevano: "State bene, tranquilli." In America hanno un vero problema con le armi. Questo ragazzo è entrato armato in una scuola americana. E ovviamente è arrivata la polizia, che è stata avvisata sia dagli studenti e dai professori. E si sono raggruppati tutti quanti per fermarlo in un qualche modo. Ricordate che qui da noi in Italia non ci dovrebbero essere questi problemi, perché qui non si possono acquistare le armi come in America. Guardate come inizia l'anno scolastico questa professoressa. Voi avete professori così bravi? Si pensa che questa sia una classe di alternate, che sono la tua versione, ma molto cattiva. E si nota dagli occhi che fa un po' paura. Sonic.exe è stato avvistato in una scuola. Era una normale giornata nella scuola di Green Hills, una scuola in America. Ma i ragazzi non sapevano che qualcosa di sinistro era sull'orlo di accadere. Mentre erano seduti nelle loro classi, sentirono un rumore strano provenire dai corridoi. Sembrava una risata spaventosa e sinistra, che si avvicinava sempre di più. All'improvviso la porta della loro aula si aprì di colpo e apparve Sonic.exe, con il suo aspetto distorto e malvagio. I ragazzi erano ovviamente paralizzati, spaventati, per la paura e non sapevano cosa fare. Sonic.exe iniziò a viaggiare di scuola in scuola, portando con sé il terrore e il caos. I corridoi erano deserti, non c'era più nessuno, tranne per lui che si aggirava senza sosta, cercando la sua prossima vittima. Gli insegnanti cercavano di mantenere la calma, ma i loro sforzi furono vani, non servirono assolutamente a nulla, perché Sonic.exe sembrava invincibile. Sapete, fra la super velocità di Sonic e il suo morso malvagio, la sua risata sinistra riecheggiava attraverso le aule vuote, che vuol dire che c'era eco della sua risata, tipo ah, ah, ah. E il suono dei suoi passi pesanti risuonava nelle orecchie dei ragazzi, che cercavano di nascondersi. Ma Sonic.exe sembrava saperne di più. Riusciva sempre a trovarli e ad avvicinarsi sempre più. Fu allora che uno studente di nome Tim decise di affrontare Sonic.exe con ovviamente un coraggio impensabile. Tim si avvicinò al mostro e gli chiese che cosa volesse, ma Sonic.exe non rispose e invece lo attaccò. Fortunatamente Tim riuscì a sfuggire all'attacco, ma capì che dovevano fare qualcosa per fermare Sonic.exe. Raccolse un gruppo di studenti e insieme idearono un piano per sconfiggere Sonic. Decisero di attirare Sonic nella palestra della scuola, dove avevano preparato una trappola. Quando Sonic.exe entrò nella palestra, i ragazzi lo attaccarono con tutte le loro forze. Sonic era riuscito a creare più copie di sé, siccome riusciva a muoversi super velocemente, e quello che avevano ucciso era una copia di sé. E quindi si pensa che ancora oggi Sonic.exe viaggi di scuola in scuola e sta aspettando di trovare la sua prossima vittima. È stata avvistata Masha in una scuola. Se non sapete chi è Masha, è una presenza che fa finta di essere una bambina per avvicinare le persone a lei e poi dopo fargli del male, diciamo. Infatti, in una scuola normale, gli studenti iniziano a notare comportamenti strani da parte di una bambina nuova. Qualcuno dice di averla vista giocare da sola ai giardini o parlare con persone invisibili. Altri invece dicono che la bambina abbia un sorriso sinistro, cioè non destro, quindi. Un giorno, un gruppo di amici decidono di avvicinarsi alla bambina per saperne di più, ma quando la raggiungono scoprono che lei non è affatto una bambina. La sua voce è cupa e la sua risata sinistra. La bambina si presenta come Masha e dice loro che la scuola è sua e che non c'è modo di scappare. E gli studenti scoprono che Masha è un'entità malvagia che viaggia di scuola in scuola. Questa ragazza è intrappolata nella scuola. Ci sono un sacco di zombie che la stanno inseguendo. E ha fatto questo video perché c'è una storia vera
su una scuola posseduta dagli zombie. Stavano guardando un film horror molto terrificante a quanto sembra. Lui le dice che la scuola è posseduta e racconta che i ragazzi sono morti per il fumo. Quindi non mi credi, dice? E lei dice no. Beh, ti farò vedere, dice lui. Andiamo a scuola. E quindi eccoli qua a scuola. Quindi i ragazzi rompono nella scuola. Non fatelo. La ragazza ha sentito un verso molto strano e dice vabbè, comunque entra dentro la scuola. Dice che andrà al ristorante della scuola, quindi muoviti. E lei entra nel bagno. E quindi nella parte 3 lei pensa che sia il suo amico che stava camminando. E invece non era così, c'era uno che stava camminando. Vabbè, quindi esce dal bagno, va fuori nella scuola e incontra gli zombie. Per favore, dobbiamo andarcene. Però tutti si girano e sono tutti strani. Hanno tutte delle facce brutte. Sono chiaramente degli zombie. Oh mio Dio, porca puzzata, aiuto! Quindi lei si mette a scappare perché c'è chiaramente un problema. Nella parte 4, invece, lei incontra il suo amico e dice che questa scuola è davvero maledetta, perché ci sono degli zombie e cose molto serie e brutte. Oh no, 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 state attenti. E anche lui è diventato uno zombie dopo, porca puzzarda. Ma porca puzzarda, poi si mettono a ballare e fare cose strane, porca puzza, cosa significa sta storia? Niente, quindi continuano a ballare per tipo tutto il tempo. E poi in realtà lei si sveglia sotto un incubo. Era solo un incubo, non è successo niente. Però poi alla fine si vede lui, che ha gli occhi rossi, è cattivissimo. Il canale è questo qua. Questa dovrebbe essere un'animazione di una persona a scuola. Ha diverse comodità, delle scrivanie, l'aria condizionata, i server della scuola e tutte le cose che gli servono. Allora, lui lavora qui, ma è successo qualcosa qualche settimana fa. Due miei colleghi che lavoravano stavano nel piano di sopra. Stavo mangiando il mio sandwich, il panino, e qualcuno possibilmente armato è entrato nella scuola. Ovviamente lui, spaventatissimo, dice oh no! Praticamente c'era solamente una entrata. Cioè praticamente dall'esterno si poteva entrare direttamente in sto posto. Dice che per la sua sicurezza ho chiuso tutte le luci e anche i computer. E dice che si è seduto lì a giocare ai videogiochi sul telefono. Ma come fai ad essere così tranquillo? Io lì sarei tutto quanto pazzo. Mio Dio, no, io mi nasconderei in un angolo tipo. No, si è aperta la porta. Qualcuno stava scendendo giù le scale, quindi si è messo sotto. Oh, la scrivania! E qualcuno è entrato? Oh mio Dio. C'era solo silenzio e quelle gambe davanti. Non posso nemmeno descrivere la paura che stava sentendo, dice lui. Solo che il telefono ha fatto bing. Oh no! No, ha detto che si è sentito morto dentro. Non solo dentro, mi sa, a sto punto. Ok, praticamente pregava di non ucciderlo. Beh, era tipo un uomo così brutto. Dice, ah, oddio, meno male. Praticamente questo era uno di quei tizi che si vuole nascondere con lui nel basement. Oddio, bene, meno male. Ehi, aspetta un attimo. Aspetta un attimo, questo qua è strano. Cosa succede di sopra? Solo che lui evita questa domanda. C'è un modo per uscire da qua? Chi sei tu? Gli ha chiesto. Dice che è venuto a prendere il suo figlio, ma un professore gli ha detto di nascondersi. Oh! È stato lui! Praticamente ha visto uno vestito di rosso che ha sparato al professore. E quindi si è capito che è stato sto tizio qua. E lì ha capito che lui era quello cattivo. Solo che si è sentito molto spaventato. Quindi si è messo a scappare. Oh, oddio! Oddio, 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 oddio. Oddio, meno male. È riuscito a scappare. Eppure il professore è riuscito a sopravvivere. Bene.